Buongiorno, sono il dottor Vincenzo Buonpadre, specialista in ortopedia, traumatologia e medicina dello sport. Oggi parleremo di una patologia molto frequente che è il dolore che origina l'arachide lombare o cervicale. È una delle cause più frequenti di dolore a carico dell'apparato muscolo-scheletrico. All'origine vi sono delle patologie più spesso su base degenerativa che interessano la colonna. Queste interessano i dischi intervertebrali, che sono degli ammortizzatori che separano, tengono distanziate le vertebre fra di loro. Quando queste degenerano possono dare origine a delle protrusioni o a delle ernie che possono causare dolore lombare o dolore irradiato verso gli arti inferiori, la famosa sciatica, cioè l'infiammazione appunto di alcune di queste terminazioni nervose che vanno verso gli arti inferiori. Il dolore è particolarmente disabilitante e spesso cronico. Il trattamento in questi casi, soprattutto nei primi episodi, è quello classico con terapie mediche antinfiammatorie, terapie fisiche sia locali, poi quando il soggetto sta meglio ci si può avvalere anche di kinesiterapia specifica. Nei casi più gravi si può arrivare all'utilizzo di ortesi, di bustini, corsetti, collarini per il arachide cervicale per brevi periodi. Oltre questo tipo di trattamento farmacologico, per lo più fisioterapico, ci si può avvalere di altre forme di terapia antalgica. A livello locale ci si può avvalere dell'ozonoterapia. L'ozono è un gas. Questo ha, nel caso specifico ne sfruttiamo l'azione antinfiammatoria, viene iniettato con dei piccoli aghi nelle masse muscolari paravertebrali, cioè si infiltra in vicinanza della colonna ma non dentro. Questo ha un'azione antinfiammatoria e riduce lo stato infiammatorio locale. Trova particolare indicazione in quei soggetti che hanno intolleranza o possono utilizzare poco i farmaci perché è per via dei loro effetti collaterali, ma comunque può essere di aiuto come terapia locale anche in chi è sotto trattamento farmacologico. È un trattamento che si può ripetere nel tempo, è scevro di quasi effetti collaterali, ricordo che è un gas, non è un farmaco classico, e può essere, come dicevo, ripetuto nel tempo. Se questo tipo di trattamento non funziona, abbiamo dei trattamenti di terapia antalgica ancora più potenti. Uno di questi è l'utilizzo delle radiofrequenze. In questo caso con degli aghi speciali che sono dotati di elettrostimolatore, in anestesia locale raggiungiamo i nervi che escono dalla colonna vertebrale. Una volta individuati i nervi infiammati, li stimoliamo con le radiofrequenze. Queste modulano la conduzione nervosa e ne riducono quindi lo stimolo doloroso, ne riducono il dolore. Non è un trattamento definitivo, ma riduce per diverso tempo il sintomo dolore. Anche questo, se efficace, nel tempo può essere ripetuto. Non è un trattamento chirurgico, ricordo, ma è un trattamento di terapia del dolore. Può essere effettuato in qualsiasi tratto del rachide lombare, dorsale o cervicale. Nel caso di patologie più importanti del rachide lombare, quale la stenosi lombare, che è una patologia che comporta un restringimento del canale vertebrale dove decorre il midollo e i suoi nervi, prima di arrivare all'atto chirurgico si può ricorrere ai trattamenti mini-invasivi, a un piccolo atto chirurgico, cioè si chiama periduroscopia. Attraverso un foramen presente in natura a livello del sacro è possibile introdurre una piccola sonda di 2,5 mm, arrivare nel tratto stenotico ristretto del canale e, avvalendoci di particolari palloncini, effettuare una dilatazione, aprire un po' le aderenze presenti. Questo può ritardare l'atto chirurgico, dare un po' di sollievo alla sintomatologia. Non è un trattamento definitivo, ma è a basso rischio e permette di prendere tempo prima di effettuare trattamenti chirurgici più importanti. Un'altra causa di dolore arachide sono le fratture vertebrali, più spesso causate, favorite dall'osteoporosi, quindi che colpiscono in prevalenza la popolazione più anziana.
L'osteoporosi determina un indebolimento della resistenza al carico del corpo vertebrale, a volte anche sovraccarichi modesti possono portare al cedimento, alla frattura di una vertebra. Se con i trattamenti conservativi, cioè l'uso di busto e farmaci che favoriscono la consolidazione di questa frattura, non si ha beneficio, può essere necessario un trattamento chirurgico mini-invasivo, che sono la cifoplastica o la vertebroplastica. Questo tipo di trattamento, la vertebroplastica e la cifoplastica, ci permettono di trattare quindi le fratture vertebrali. Se la frattura è recente, con la cifoplastica noi possiamo in parte recuperare l'altezza della vertebra. Invece, se la frattura ormai è di diverso tempo, con la vertebroplastica noi cerchiamo di ridurre il dolore. Minore è l'effetto sul recupero dell'altezza della vertebra. Questi trattamenti danno un beneficio immediato. Voi capite l'importanza per un soggetto anziano di potersi subito rialzare senza dolore, con molto molto meno dolore. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Se necessitano dei chiarimenti potete chiamare al mio servizio di segreteria al 345 37 63 073. Grazie di nuovo, buona giornata a tutti.